quello che ho percepito è che si è tentato di organizzare in ambiti logici un lavoro che dura da tanti anni e che è una specie di miscela diagonale di cose grandi, piccole, disegnate, appunti, schizzi, oggetti, che è quasi anche a me stesso imprendibile, cioè in un certo senso faccio fatica a vedere un perimetro di quello che ho fatto e che sto facendo. Questa cosa è anche un po', come potrei dire, angosciosa, un po' drammatica. Non sapere una sintesi di quello che si fa. Ecco, questa cosa l'ha tentata Beppe Finessi e poi ve la dirà. Dal mio punto di vista posso dire che il mio lavoro comunque è un lavoro molto continuo, molto metodologico. Io mi considero come un operaio che va a lavorare la mattina, lavora fino alla sera e questo l'ho fatto sempre per tanti anni. Molto spesso anche di sabato e di domenica, con grande piacere, devo dire, sono un operaio che si diverte a fare il suo lavoro. E tutti i progetti che ho fatto sono sempre appoggiati su dei pensieri, cioè ogni lavoro realizzato è frutto di una tesi da dimostrare, tesi che spesso sono molto diverse fra di loro. E pertanto questo mondo di cose che ho fatto mi si presentano un po' come dei personaggi di un teatro dell'arte, personaggi che ogni tanto mi creano delle paure, ogni tanto dei piaceri e talvolta sono buoni, talvolta sono simpatici, oppure sono cattivi, oppure appunto mi angosciano anche. Cioè sono personaggi sulla scena dove io certe volte ho la sensazione di aver fatto bene, certe volte ho la sensazione di aver fatto male e so anche di aver accumulato molti errori. Se dovessi dire una cosa oggi che ha una logica detta qui, è un giorno, dire una cosa oggi che ha una logica detta qui, è un giorno duro, no? Con questa tragedia dell'Aquila. Il mio mestiere è quello di preparare cose per le case delle persone, cioè per rendere gradevole, affettuoso, psichicamente valido il modo di vivere dentro le case. E allora c'è questa affezione delle persone alla propria casa, alla preparazione dei particolari della propria casa. La tovaglia sul tavolo, il piatto bello, la stampa incorniciata e l'altra notte all'Aquila, in tante di queste case fatte con un accumulo di amore psichico da parte delle persone, si sono sfasciate di colpo. Ecco, questa è l'opposto del tentare di progettare una positività dell'abitare e il mio lavoro che si pone verso le persone con un lavoro ottimistico è fatto però da una persona che è pessimista, cioè il mio retropensiero è basato sulla coscienza della grande violenza del mondo, della violenza della natura e della provvisorietà dell'esserci, per cui credo che quel grado di piacere e anche comunque di irritazione che possono dare i miei oggetti,
dovrebbe forse esprimere questo faticoso gioco tragicomico del fare delle cose buone o belle per un mondo che traballa.